Pensi ancora che per vendere casa sia meglio affidarti a un'agenzia del posto? Dopo aver visto questo video dovrai ricrederti. Ti riporto il caso studio di Paolo e Paola che ti dimostra come sia possibile vendere con successo la propria casa anche con un'agenzia che non è del posto. Ciao, sono Alessio Salvi, titolare dell'agenzia Salvi Immobiliare, specialista nel vendere case di Borgo Satollo in provincia di Brescia e ti do il benvenuto in questo nuovo video. In questo video voglio riportarti il caso studio di questi miei due clienti, Paolo e Paola, che hanno venduto la loro casa con la mia agenzia con grandi soddisfazioni e che ti dimostra che la distanza dall'abitazione rispetto a quella dell'agenzia non è un problema. Paolo e Paola sono una coppia con tre figli che si è trasferita a Rodengo 6 anni, 13 anni fa, acquistando una villetta a schiera nella quale avevano deciso di creare la loro splendida famiglia. Essendo originari proprio della città di Brescia, si erano spostati in paese, appunto a Rodengo, perché nel periodo in cui volevano acquistare i prezzi delle abitazioni erano alle stelle. Quindi sono stati costretti a spostarsi in periferia dove i prezzi erano leggermente più bassi. Ora, a distanza di anni, i genitori di entrambi sono ancora residenti in città e Paolo e Paola hanno le loro attività in centro a Brescia e i bambini, per comodità, frequentano le scuole e l'asilo in città. In pratica, a distanza di anni, l'esigenza di cambiare casa per tornare in città è diventata sempre più impellente. Per arrivare a dritti al punto, la coppia mi ha contattato per l'acquisto di un'abitazione a Brescia. Paolo mi aveva spiegato fin da subito che poteva tranquillamente acquistare la sua nuova casa, ma che poi avrebbe comunque dovuto vendere la sua a Rodengo 6 anni. Vendita che voleva concludere entro un anno per evitare di pagare la tassazione come seconda casa sul nuovo acquisto. Non sarebbe infatti stata una somma di poco conto, considerando che quella nuova era un'abitazione abbastanza importante con una rendita catastale elevata. Perciò Paolo mi ha chiesto subito se, oltre all'acquisto, avrei potuto seguirlo anche nella vendita. Però Paolo aveva un sacco di dubbi e incertezze del tipo: non è meglio che mi affido a un'agenzia del paese, che è anche molto conosciuta a livello nazionale? Oppure, ma come fate ad avere gli acquirenti se siete così lontani? E poi mi chiedeva: è meglio se gestiamo la vendita con due agenzie diverse, voi da lontano e quella del paese che è più vicina? I dubbi di Paolo sono più che leciti e immagino che magari anche tu ti sei posto queste domande. Ho fatto riflettere Paolo su due cose. Uno è che oggi l'80% delle persone che vogliono comprare casa inizia la propria ricerca guardando in internet e non va in agenzia direttamente sul posto. Secondo aspetto è che oggi, se vuoi vendere velocemente bene, devi proporre la tua casa al prezzo congruo di mercato fin da subito. Ho spiegato a Paolo il nostro metodo di lavoro con la valutazione in 6 step e il metodo di vendita e subito ha capito il concetto. Poteva tranquillamente affidare acquisto e vendita alla mia agenzia. Vuoi sapere quanto è durata sul mercato la casa di Paolo? Grazie al nostro metodo di lavoro, nell'arco di 16 giorni abbiamo selezionato tra le richieste 3 appuntamenti mirati con clienti motivati all'acquisto e nell'arco di 15 giorni abbiamo stipulato un preliminare al prezzo pieno della valutazione fatta in precedenza. Cosa ci insegna questo? Che solo un metodo di vendita case standardizzato con specifiche strategie pubblicitarie e un sistema di valutazione scientifico ti permette di vendere case in breve tempo e con soddisfazione. Come sempre, spero di esserti stato utile. Ricordati di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto. Seguimi anche sulla nostra pagina Facebook e visita il nostro sito salvi-immobiliare.it. E contattami per fissare senza nessun impegno la tua consulenza immobiliare personalizzata per vendere la tua casa in Brescia Provincia. A presto!